Ciao, ciao Andrea, appunto ti voglio introdurre un attimo su cosa hai fatto, cosa fai adesso e sei entrata un attimo a conoscenza di The Future. Eric, grazie prima di tutto per questo invito, questa piccola intervista. Mio nome è Andrea, sono un ex studente al Politecnico di Milano, laureato in ingegneria biomedica. Ho concluso il triennale, poi master e terminato lo scorso dicembre. Ho conosciuto LTF in particolar modo attraverso LinkedIn, attraverso amici che erano già entrati nell'associazione l'anno scorso, quindi in realtà 6 mesi prima che si concludesse il mio percorso al Politecnico. Al momento lavoro per una casa farmaceutica attraverso un programma cosiddetto Graduate Program o Talent Program con focus sulla leadership, che consente sostanzialmente di seguire un percorso parallelo dove ti viene insegnato bene o male tutto ciò che riguarda il guidare un team, come essere un leader, e viene sviluppato parallelamente alla tua posizione, poi al tuo permanent role in azienda, che invece è di carattere tecnico e segue appunto, diciamo, più il percorso che ho fatto al Politecnico. Com'è che sei Quindi entrato appunto a conoscenza di questa opportunità? Un po' il processo che ti ha portato fino a qui? sì, ci sono stati presentati i graduate program, in particolare da questa azienda che è la Johnson & Johnson, durante qualche evento al Politecnico in cui ex, diciamo, studenti, quindi alumni, si presentavano per parlare della loro esperienza, oppure insomma attraverso canali quali Facebook, laddove c'era un gruppo universitario, insomma, ci si scambiava informazioni in quel modo. E quando è arrivato il momento, insomma, 6 mesi, un annetto prima di laurearmi, mi sono iniziato ad informare prima di tutto su cosa fosse un graduate program, che ritenessi fosse un'ottima occasione come, diciamo, struttura organizzata che ti consenta di crescere, capire cosa ti piace grazie alla possibilità di ruotare e cambiare ruolo. Ritenevo fosse un'ottima opportunità come, diciamo, young graduate, quindi appena laureato, e poi mi sono specialmente informato sull'azienda, che nel mio caso era un ottimo target, essendo la più grande azienda di healthcare al mondo per i 3 dipartimenti di farmaceutico, medicale e consumer health che possiede, e quindi è stato sicuramente E un poi target. appunto per l'application e hai sentito magari altra gente per avere un po' di insight su come è l'azienda oppure qualche consiglio su come prepararsi e di questo tipo. Sì, esatto, per questo LinkedIn è servito al suo scopo. È stato abbastanza facile rintracciare la regione, ecco, europea. Io sono nel programma attraverso, ovviamente all'interno di questa regione, sono riuscito a contattare i membri, diciamo che o sono entrati nell'anno precedente o 2 anni fa, o addirittura c'era anche qualcuno che avesse già terminato, insomma, il percorso, che ha la durata di 2 anni. E sono stati sicuramente d'aiuto perché, insomma, mi hanno consentito di avere qualche insight laddove fosse possibile circa il percorso, diciamo, da seguire per prepararsi, ma anche l'iter di selezione, che poi alla fine è durato 2 o 3 mesi. Sicuramente la differenza è stata fatta dal mio mentore, Salvatore Saporito, in quanto al momento dell'application il mio mentore mi era già stato assegnato sostanzialmente a conoscenza diverse realtà dell'azienda stessa, e quindi sicuramente mi ha saputo guidare in questo processo di preparazione, e mi ha saputo dare quei consigli utili che poi probabilmente hanno fatto la differenza. Quindi LTF sicuramente ha fatto la differenza nel mio caso, e sono grato a tutta la community. E devo dire che l'aiuto è stato veramente consistente. Tutti i consigli che ne sono derivati circa la preparazione, non solo delle interview in sé, ma anche di tutta la ricerca necessaria al fine di conoscere l'azienda più nel dettaglio, ecco che la sua esperienza ha sicuramente, come dicevo, fatto la differenza. Anche lui aveva un background simile, no? Sempre ingegneria biomedica come te. Sì, esatto. Ingegnere biomedico, quindi il match, devo dire, molto azzeccato. Lui aveva seguito una strada che l'aveva portato ad un dottorato successivamente al master. Io invece ho optato direttamente per, ecco, il settore privato, quindi il mondo aziendale subito dopo la laurea magistrale. E adesso appunto sei in Belgio e diciamo che dopo ti piacerebbe anche andare magari in altri posti e diciamo esplorare altri ambienti in cui c'è sempre la stessa azienda ma in altre location.
Beh, sicuramente la Silicon Valley, diciamo la California in sé per sé è una realtà molto interessante. Ci sono appunto anche uffici della nostra azienda che sono lì. Sarebbe quindi ottimo anche con la prospettiva magari di semplicemente conoscere questo mondo, approfondire quello che può offrire. Sarebbe sicuramente fantastico poterlo visitare, ecco, e il motivo per il quale sono sicuramente, diciamo, interessato a farlo tramite il Silicon Valley Study Tour che LTF permette di accedervi. In cosa, consiste più o meno? Il Silicon Valley Study Tour è un'organizzazione che consente a diciamo ragazzi dal liceo, se non erro, fino a insomma i neolaureati, quindi in questo caso il sottoscritto, di recarsi per una settimana appunto in California, nella regione della Silicon Valley, per conoscere quelle che sono le grandi aziende, le big tech, ma anche il mondo delle startup, e consentire loro di sostanzialmente sviluppare dei legami solidi con questa realtà, con le persone che ne fanno parte, contatti che possano poi effettivamente aiutarti per il corso della tua vita. C'è chi ci racconta ha fondato le sue startup, questo percorso lungo anche diversi anni, e hanno sicuramente, da quello che ci raccontano, fatto la differenza, se non è la startup e la multinazionale, e quindi la possibilità di assistere a conferenze, workshops, in generale interfacciarsi e affacciarsi a questa realtà è sicuramente di ispirazione. Grazie a questi legami poi sicuramente si ha la possibilità di godere di un'interfaccia, di della possibilità di essere, ecco, subito interconnessi e poter accedere a una realtà del genere. Sicuramente al mondo delle startup e a quello delle multinazionali non va dimenticato quello delle università. Infatti il tour consente anche di entrare in contatto con la realtà di Stanford, Berkeley, e in particolar modo chi ha la possibilità di interfacciarsi a questo mondo, una volta rientrato a casa, continuare a coltivare questi legami e poi fare rientro per un internship, per un PhD. Quindi sicuramente ritengo sia, per tutte le storie e le esperienze che ci sono state raccontate, possa essere davvero qualcosa che ti cambi la vita. Se LTF ci consente di fare qualcosa del genere, ritengo che sia un'opportunità assolutamente da cogliere. Cioè, l'università ti inculca molto, non so, il PhD, continuare la carriera accademica. Cioè, nel senso, magari ci sono anche altre aziende super innovative, non so, magari parlavamo di Elon Musk, quindi Tesla, SpaceX, così, che sia molto figo lavorarci, però anche se parli con qualcuno che è nel settore, non, cioè, magari il work-life balance non è così forte, no? Sono cose da considerare, che magari non ci fa tanto caso quando è lì che fa application, sta cercando un lavoro, però sono super importanti. Sì, esatto. Io ci tenevo tanto a lavorare nel settore healthcare, in particolar modo per quanto riguarda le tecnologie applicate a questo campo, in quanto anche ingegnere biomedico, insomma, è stata questa la mia scelta di vita che mi interessava molto. Ritengo che topic come la robotica chirurgica, quindi la possibilità di affiancare un chirurgo in sala operatoria perché venga compiuto qualcosa che poi l'essere umano può compiere, ma non con la stessa precisione, non con la stessa attenzione, mi affascina, così come mi affascinano le brain computer interface, che è qualcosa appunto a cui Elon Musk sta lavorando tanto, quindi la possibilità di curare una malattia neurodegenerativa facendo azione sul cervello, sulla rete dei neuroni, e tutto ciò che riguarda poi dispositivi innovativi che consentano, insomma, di dirti. La mia tesi è stata, diciamo, ho avuto come topic quello di lavorare ad una brain computer interface non invasiva, quindi un sistema semplice che dovesse produrre però i suoi risultati. La ricerca in particolar modo era focalizzata sul dimostrare come input di natura multisensoriale potessero effettivamente aumentare l'efficienza del dispositivo in sé. Quindi non era sicuramente un dispositivo impiantabile, che avrebbe dovuto ovviamente richiedere molto più tempo per il testing, che tuttora per tante realtà non è ancora consentito, ma sicuramente interessante. Ci sono molto appassionato, non lo so, qualcosa di eccezionale. Ti svegli la mattina e pensi: wow, sto lavorando a questo, è bellissimo. E per quanto affascinante sia la ricerca, sentivo comunque che non fosse troppo nelle mie corde, sentivo di aver
veramente bisogno di un forte push che il mondo del lavoro può darti, diciamo che è un progetto che poi deve produrre qualcosa di concreto perché deve essere venduto, è una spinta, ecco, secondo me diversa, che ti consente poi anche di, se hai quella personalità, di dare il massimo. Infatti anche un'altra cosa, cioè magari per gente che vuole fare innovazione senza per forza avere il rischio estremo di fare la propria startup, volendo può comunque partire, come dicevi tu, dalla propria magari grande azienda che ha tanti fondi e fare una sorta di entrepreneurship, quindi fai partire un nuovo progetto di R&D con i fondi già della stessa azienda, quindi magari anche lo stesso Johnson & Johnson può approfondire tutta la parte di Human Brain Interface, diciamo diventi la lead di quel settore lì senza dover per forza avere tutti i rischi di partire da zero fondando la tua startup, cercando fundraising e formando il team e... Certo, assolutamente è una possibilità, secondo me, se sei in un'azienda consente di metterti in gioco, di proporre, diciamo, un qualcosa di alternativo, un qualcosa che ritieni e che poi viene ovviamente confermato dai dati, possa essere utile, profittevole, possa essere di interesse per il mercato in quel momento, io penso che non ci sia nessuno che possa poi realmente fermarti. La realtà della multinazionale sicuramente ti viene incontro rispetto alla startup per una situazione di stabilità da tutti i punti di vista che può fornirti se sei dentro, perché una startup può andare bene ma può andare male, lo sappiamo. Al momento io, ad esempio, per quanto interessato alle startup, mi sento più di voler assorbire tanta conoscenza su come effettivamente partire, da come guidare un team, come gestire un progetto su alta scala, per poi magari dire un giorno, perché no, inizio a dedicarmi al mio, se vuoi fare qualcosa al di fuori dell'azienda per la quale lavori. Però penso possa essere un ottimo percorso di crescita per apprendere, ricevere tutta quella conoscenza poi utile magari a evitare gli errori più comuni che chi fonda una startup può arrivare a compiere, perché ormai sei nel, diciamo, nel cuore delle aziende, delle cose e riesci ad avere una visione, secondo me, più ampia e più matura anche sull'argomento. Partire in quarta con l'idea che ritieni possa essere di successo e poi strada facendo ci si può accorgere che in realtà non era poi così innovativa, era già stata fatta, esisteva già, non va come ci si aspettasse. Quindi certo, avere una visione più ampia da cui cominciare, secondo me, può solo fare bene. Poi ovvio, e comunque immagino che, cioè, sarete anche molto attenti ad anche altre startup o aziende che stanno innovando in questo settore e potete sempre comunque acquisirle e, diciamo, imparare da loro. Sì, ecco, l'azienda questo lo fa molto, devo dire la verità. Infatti si parla di family of companies, perché specialmente per il settore medicale, che è quello maggiormente in crescita al momento, in quanto comunque il farmaceutico, ad esempio, è sempre stato cona, è sempre stata una, diciamo, roccia ed è il più grande al momento. Quello medicale si sta facendo sempre più strada, soprattutto per appunto innovazioni nell'ambito ad esempio della robotica chirurgica, come ti parlavo, e quindi si va sempre più a ricercare, diciamo, collaborazione o banalmente acquistare, come dicevi, aziende che si occupano di questo, un po' perché si tende a volerne avere il monopolio per quanto sia possibile, e un po' perché ovviamente si ha l'interesse di poi iniziare a dedicarsi a qualcosa di nuovo, perché la si crede qualcosa che possa essere di interesse per il mercato in quel momento.